documentario estratto dallo straordinario bestseller di David Icke, Ricordati chi sei, dove vivi e da dove provieni, del 2013. Questa è la parte numero 30, l'ultimo episodio di questo lungo e meraviglioso viaggio insieme. Rettili dietro le barricate. I rettiliani e i loro ibridi umani si sono preparati alla sfida contro le vibrazioni della verità. Ed è questo uno dei motivi principali che si cela dietro il progetto HAARP. Perché dopo aver irradiato il fascio energetico si verificò un terremoto di magnitudo 4 e 4,5 della scala Richter. Eravamo stupefatti dall'apparente conseguenzialità dei due eventi. Eravamo in una zona fortemente soggetta ai terremoti, situata nei pressi dell'asse di faglia del Pacifico nord-occidentale. Era bastato irradiare le onde ELF per scatenare un terremoto. Stanno tentando di fermare le vibrazioni della verità, impedendo loro di penetrare nella nostra realtà quanto potenzialmente potrebbero, e di impedire che le persone si sintonizzino su di esse e si risveglino. HAARP è in grado di circondare il pianeta con uno scudo totale, e lo stesso possono fare anche altre strutture sparse nel mondo, tra cui l'enorme base sotterranea americana della cricca, tra parentesi, di Pine Gap in Australia. Bernard Eastland, in origine proprietario del brevetto per la tecnologia HAARP, ha detto che lo scudo potrebbe essere creato con particelle relativistiche. Si tratta di particelle caricate elettricamente che si muovono alla velocità della luce. Questo, insieme alla tecnologia del sistema Gwen a terra, alle griglie intelligenti nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro e così via, costituisce uno scudo energetico multilivello di difesa contro le vibrazioni della verità. Il cosiddetto scudo difensivo di cui ho già parlato, ispirato a guerre stellari e creato presumibilmente per fermare missili, aveva principalmente lo scopo di bloccare informazioni, consapevolezza ed entità extraterrestri interdimensionali benevole. La matrice Saturno-Luna opera nell'ambito di una determinata banda di frequenza. Più apriremo la nostra mente oltre quella banda e meno verremo influenzati dalle trasmissioni. Prima che le vibrazioni della verità iniziassero ad aprire le menti delle persone, il pericolo che ciò accadesse era minimo, e l'alleanza rettiliana si è quindi preparata a resistere a un tale cambiamento, in grado di portare alla sua distruzione. Ecco perché proprio nel momento in cui ci stiamo innegabilmente risvegliando, veniamo attaccati da tutto ciò che ho descritto in questo libro. È necessario che essi incrementino il livello della soppressione mentale ed emozionale per impedire che le persone espandano la loro consapevolezza oltre i confini della matrice Saturno-Luna. HAARP e le tecnologie correlate sono un sistema di supporto per la matrice qui sulla Terra, per manipolare il campo energetico con cui interagiamo. Anche il grande collisore di hadroni del CERN è implicato in tutto questo, unitamente a ciò che sta succedendo nelle basi e nelle città sotterranee e in quelle situate all'interno di montagne. Anche le fonti di radiazioni, vedi Fukushima, fanno parte di questo scudo e fungono da destabilizzatori del sistema ricevente e trasmittente del corpo umano, insieme alle sostanze chimiche aggiunte ai cibi e a bevande, all'acqua potabile addizionata di fluoruro e prossimamente anche di litio, alle terapie che conoscete bene, e agli alimenti geneticamente modificati. Lo stesso dicasi per i metalli contenuti nelle scie chimiche e il tentativo di inquinare i mari e le sorgenti idriche con prodotti chimici, radiazioni e disastri petroliferi, simili a quello verificatosi nel Golfo del Messico, per distorcere le informazioni. I flussi di marea hanno poi trasportato questa distorsione, espandendola a tutti gli oceani. Le informazioni vengono distorte dal petrolio riversato in mare, anche se non lo vediamo galleggiare sulla superficie. È lo stesso principio di cui ho parlato precedentemente riguardo all'omeopatia. Gli ingredienti dei rimedi omeopatici vengono diluiti più e più volte finché non rimane traccia dell'ingrediente stesso, ma le informazioni che derivano da quell'ingrediente sono ancora lì. I sistemi di ricezione, trasmissione e i campi informazionali del nostro pianeta, dell'umanità e di ogni cosa attualmente vengono attaccati da tutti gli angoli per bloccare la trasformazione operata dalle vibrazioni della verità e l'eliminazione della matrice Saturno-Luna. Anche gli ordigni nucleari che furono fatti esplodere nelle fasce di Van Allen e che incrementarono significativamente i livelli radioattivi facevano parte dello scudo difensivo multisfaccettato, così come pure la rete satellitare. Stanno accadendo talmente tante cose di cui non abbiamo idea, tra cui anche una sfida contro coloro che controllano Saturno e la Luna. Non siamo soli, è in atto un enorme sforzo per liberare l'umanità. Ciò sta avvenendo nelle varie dimensioni ad opera sia di entità che chiameremmo extraterrestri, sia di espressioni di pura consapevolezza. Il piano di gioco rettiliano è il seguente: approntare uno scudo vibrazionale difensivo per mantenere l'atmosfera terrestre nell'ambito della gamma di frequenze che terrà addormentata la maggior parte dell'umanità. Sanno anche che molte persone saranno consce e aperte mentalmente tanto quanto basta per risvegliarsi. Ecco quindi la motivazione per lo stato di polizia e i programmi di sorveglianza. Stanno andando in cerca di quanti sono in grado di liberarsi dalla prigione mentale. Creano un database del DNA per avere su file la frequenza unica e specifica di ciascuno e prendere di mira così il risvegliato direttamente su quelle frequenze, sia per eliminarle sia per bloccare il sistema di ricezione e trasmissione del loro DNA. L'alleanza rettiliana non vuole persone di questo tipo nel suo mondo nuovo. Stanno pianificando una decimazione di massa della popolazione globale perché l'attuale livello numerico degli esseri umani, o anche soltanto una porzione significativa di essi, potrebbe essere letale per i loro piani, come spiegherò tra poco. Da quasi 20 anni sostengo che il piano consiste nel microchippare ogni bambino alla nascita. Ciò ha lo scopo di controllare dall'esterno la loro realtà e il loro stato vibrazionale dal primo momento in cui mettono piede in questo mondo. I loro pensieri verrebbero controllati per tutta la durata della loro vita e ogni fonte di informazioni in grado di aprire la loro mente verrebbe bandita o bloccata. Al giorno d'oggi come potremmo dargli torto con tutte le nostre ricerche a riguardo dell'intra-body network, l'internet dei corpi e l'internet of brain del cervello? In due parole, l'umanità 2.0, collegata all'internet delle nanocose, all'internet delle cose, con le sue città intelligenti, dove tutto è collegato a tutto e tutti sono collegati al tutto. Il dottor Richard Day, l'insider dei Rockefeller, nel 1969 disse che alcuni libri sarebbero stati eliminati dalle biblioteche. Questo mi ricorda molto il film Fahrenheit 1966, dove leggere e detenere libri era un grave reato. In condizioni del genere le vibrazioni della verità non riuscirebbero a connettersi con le persone e la Terra sarebbe un vero e proprio campo di prigionia per servire gli interessi e le richieste dei rettiliani. Gli spostamenti delle persone verrebbero severamente limitati, in linea con l'Agenda 21. Pensate all'attuale società cinese e moltiplicate quel livello di controllo per molte volte e otterrete qualcosa che somiglia al mondo che stanno cercando di imporre. La Cina di oggi è il modello di base, cui diede il via Mao Zedong, uomo degli illuminati e massone, ma la versione del mondo nuovo sarebbe assai più rigida ed estrema. La fase finale del gioco consiste nel modificare l'atmosfera del pianeta per far sì che i rettiliani possano manifestarsi più facilmente dinanzi a una popolazione drasticamente ridotta e mentalmente controllata, null'altro che schiavi robotici nel mondo dell'Agenda 21. Questa è un'altra motivazione cruciale per il rilascio di radiazioni e per i buchi praticati nella ionosfera. Modificare l'atmosfera per meglio adattarla ai rettiliani. Stanno pianificando di produrre mutazioni nella genetica umana affinché il miliardo o la metà di schiavi che vogliono far sopravvivere alla decimazione si adatti a un'atmosfera più irradiata. Il potere è nelle nostre mani. Nella vita di tutti noi, non mi interessa chi, non c'è nulla di più importante del fatto di focalizzare l'attenzione sulla situazione che stiamo affrontando e su come possiamo risolverla. Tutto dipende da questo punto. L'esperienza della nostra vita, nella sua interezza, nonché quella dei nostri figli e dei nostri nipoti. Mentre scrivo ho 59 anni, non mi toccherà vivere nel campo di prigionia globale in cui si ritroveranno i bambini e i giovani d'oggi, ma mi sta profondamente a cuore ciò che accadrà loro, e in questa realtà sto dedicando ogni momento della mia vita a fare in modo che quest'incubo venga evitato e la matrice smantellata, così come stiamo facendo noi tutti, voi compresi. È questo che siamo venuti a fare, quindi portiamo a termine il nostro compito. Non ripeterò mai abbastanza che non siamo soli in quest'impresa e che possiamo dare il nostro fondamentale contributo a questo sforzo multidimensionale, mettendo da parte tutte quelle divisioni create ad arte, chiamate razza, religione, cultura, classe sociale, politica e reddito. Nessuna di queste cose importa ai rettiliani e ai loro ibridi. Per loro si tratta solo di strumenti con cui programmare e dirigere l'essenziale dividi et impera. Nel campo di prigionia globale rinchiuderanno il popolo ebraico, così come i cristiani, i musulmani, gli induisti e chiunque altro. Alcuni potrebbero fare una brutta fine se riterranno che ciò possa portare un beneficio al risultato che stanno perseguendo. Mettete da parte queste divisioni prima che tocchi a noi essere divisi e dominati nei campi di concentramento, e che quanto ancora rimane della libertà venga gettato nell'oblio. Ci siamo già talmente vicini. Vi ricordo che questo testo è stato pubblicato nel 2013. La risposta è di tipo energetico, perché la prigione di cui parlo è energetica a propria volta. Noi abbiamo il potere, anzi ben oltre, di smantellare le pareti della prigione vibrazionale, ma prima dobbiamo capirne il funzionamento a partire dalle fondamenta. Il sistema di controllo non a caso è strutturato per generare un'energia del cuore incoerente e pensieri ed emozioni a bassa vibrazione come paura, stress, collera, frustrazione e depressione. Ciò ha lo scopo di mantenere l'umanità in uno stato vibrazionale basso e incoerente, in grado di generare l'energia che essi vogliono, schiavizzare le persone, intrappolarle nell'ignoranza e, ecco l'aspetto più importante, proiettare un approvvigionamento costante di energia elettromagnetica a bassa vibrazione nel " mare energetico terrestre, in cui le vibrazioni della verità stanno ora circolando ancora più potentemente. HAARP e tutte le tecnologie correlate vengono utilizzate per sopprimere ulteriormente lo stato vibrazionale di quel mare, perché ciò è vitale al fine di mettere in atto una strategia difensiva contro le vibrazioni della verità. La gente rimarrebbe stupefatta se fosse a conoscenza dell'impatto che gli esseri umani stanno avendo sul campo energetico terrestre, istante dopo istante. Ora la tecnologia è in grado di misurare tutto questo E quando si verifica una reazione globale a qualche evento, come nel caso dell'11 settembre, si registrano enormi picchi nello stato del campo vibrazionale. Ovviamente la paura e le emozioni generate dagli attacchi dell'11 settembre hanno assecondato gli obiettivi dei cospiratori e arrecato loro ulteriori benefici, ma noi abbiamo un incredibile impatto sull'apertura del campo terrestre alle vibrazioni della verità, mettendo nei guai anche la combricola di HAARP e altre fonti di soppressione energetica. A riguardo di ciò vi ricordo il progetto Coscienza Globale, ne avevamo parlato in precedenza. Uno studio che parte nel 1988 e oggi possiamo trovare e vedere la mappa in tempo reale nel loro sito. La coscienza coerente crea ordine nel mondo, le interazioni sottili ci legano tra di noi e con la Terra. Quando la coscienza umana diventa coerente, il comportamento dei sistemi casuali di questo progetto può cambiare. I generatori di numeri casuali, basati sul tunneling quantistico, producono sequenze di 0 e 1, completamente imprevedibili. Ma quando un grande evento sincronizza i sentimenti di milioni di persone, la nostra rete di RNG, generatori di numeri casuali, diventa sottilmente strutturata, coerente. Calcoliamo una probabilità su 1 trilione che l'effetto sia dovuto al caso. L'evidenza suggerisce una noosfera emergente o il campo unificante della coscienza descritto dai saggi in tutte le culture. Questo è un astratto dal progetto Coscienza Globale. Ciascuno di noi influisce significativamente a livello individuale, ma quando ci uniamo e raggruppiamo con tante altre persone, l'effetto diventa straordinario. I satanisti affermano di condurre i loro rituali ripetitivi in corrispondenza di taluni punti della Terra, perché così facendo lasciano una forte impronta sul campo morfico. Le stirpi manipolano ampi assembramenti di gente riunita per assistere a matrimoni reali, riti religiosi e altri eventi di questo genere, per fare incetta dell'energia che viene generata. Conoscono il potere collettivo dell'energia umana e quindi ne sono terrorizzate. A proposito, con i nostri recenti studi e ricerche su innumerevoli testi gnostici occulti a riguardo di stregoneria e soprattutto vampirismo, abbiamo trovato innumerevoli prove a conferma di tutto ciò. Dobbiamo utilizzare questa energia per far crollare il castello di carte, e per riuscirci è necessario mettere da parte tutto ciò che non è essenziale e focalizzare l'attenzione sugli aspetti importanti. Un'altra ragione per giustificare il depopolamento sta nel fatto che essi sono ben consapevoli del potenziale collettivo del cuore e della coscienza umani. Se un numero sufficiente di persone si risvegliasse e comprendesse il proprio potere, proprio quanto sta accadendo oggi. Da ormai molti anni so che il più importante contributo agli eventi che tengo in tutto il mondo e che durano un giorno intero è l'energia collettiva che viene generata nel campo energetico della Terra da menti e cuori simili tra loro che si uniscono insieme come se fossero una cosa sola. Il cuore è l'elemento chiave. Nella sua espressione ormonale esso si collega al sistema endocrino comprendente la pineale e la pituitaria, le due ghiandole situate nel cervello che fanno parte dei sensi psichici chiamati il terzo occhio. Il cuore proietta il campo elettromagnetico più potente di tutto il corpo e quando è in armonia con il cervello e con il sistema nervoso, noi ci trasformiamo toccando un nuovo livello di intelligenza, amore, equilibrio mentale ed emozionale, chiarezza di pensiero, conoscenza intuitiva e connessione alla nostra coscienza superiore. Il cuore è il centro di tutto. È per questo che la cospirazione globale ha sistematicamente preso di mira il cuore degli esseri umani. Non a caso nella mia vita ho incontrato persone che hanno tentato di distruggermi in questo modo, ma che alla fine hanno fallito. I manipolatori temono terribilmente il vero potere del cuore e sanno anche quale scompiglio si viene a creare mentalmente, emotivamente e fisicamente quando il cuore non è in sintonia con il cervello e con il sistema nervoso. Costoro manipolano gli eventi per innescare stati emotivi disequilibrati e a bassa vibrazione. Ci vogliono incolleriti, frustrati, impauriti, rancorosi, depressi e irritabili. Vogliono che chiudiamo il nostro cuore e lo releghiamo al ruolo di spettatore nel processo percettivo e di decodificazione della realtà. Il mio amico Mike Lambert, che dirige la Sean Clinic sull'isola di White, mi raccontava di aver visionato alcune fotografie scattate con la tecnica Kirlian, in grado di catturare l'attività del campo energetico umano. Mi ha detto che è stato scoperto che moltissime persone non presentano quasi alcuna attività energetica attorno al cuore, quando invece si tratta di un'area paragonabile a una potentissima centrale elettromagnetica. È in questo modo che il sistema di controllo chiude le persone, disconnettendole dal loro sé infinito e rendendole schiave dei cinque sensi. HAARP e le tecnologie nucleari collegate vengono anche utilizzati per sopprimere ulteriormente lo stato vibrazionale del mare energetico terrestre e poter quindi manipolare i pesci, tra virgolette, cioè gli umani, intrappolandoli negli stessi stati vibrazionalmente inferiori. Questo crea un feedback loop o ciclo di informazione di ritorno. Le persone vengono influenzate dal mare di energia affinché entrino in stati incoerenti. Poi tali schemi vengono nuovamente immessi nel mare per incrementare e potenziare ulteriormente la sua influenza negativa. Dobbiamo interrompere quel circuito e trasformare il campo energetico individuale e quello collettivo dall'incoerenza su cui si basa e da cui dipende il sistema di controllo alla coerenza che ci renderà liberi sia a livello individuale sia a livello globale. Possiamo manifestare armonia energetica facendola scaturire dal caos creato di proposito, amandoci vicendevolmente. Ci riusciremo se un numero sufficiente di persone si unirà a noi nel progetto di risveglio che descriverò tra poco. Esiste un fenomeno noto come ipercomunicazione, significa collegare elementi individuali a livello psichico e intuitivo per formare una rete comunicativa. I boshimani africani comunicano tramite l'ipercomunicazione ed è da lì che nasce il termine bush telegraph, telegrafo della giungla o tam tam. Gli studiosi dell'ipercomunicazione affermano che se si riuscisse a stabilire una connessione simile tra un numero sufficiente di menti e io direi di cuori, acquisiremmo il potere divino di creare e ridisegnare il mondo in cui viviamo. Questo è certamente vero, specialmente se pensate che l'attività cerebrale umana opera nella stessa banda di frequenza di quella terrestre. Noi siamo un tutt'uno con il nostro pianeta e la comunicazione avviene a doppio senso. Il potere collettivo dei cuori e delle menti degli esseri umani è in grado di rompere l'incantesimo della matrice e sconfiggere l'influsso di HAARP, Gwen, delle griglie intelligenti, eccetera. Tutte queste tecnologie sono debolissime se confrontate al potere collettivo del cuore e della mente, coscienza umani. È la fonte di potere del cambiamento che fa letteralmente tremare il sistema di controllo. Nelle danze della pioggia sono le menti e i cuori uniti come un tutt'uno a produrre nel campo elettromagnetico i cambiamenti in grado di far piovere. Possiamo trasformare il mondo da prigione a paradiso semplicemente concentrando tutti insieme la nostra attenzione per liberare il potere collettivo dei nostri cuori e delle nostre menti. Lo scrittore studioso Barbara Moore scrive: ogni qualvolta un gran numero di persone focalizza l'attenzione o la coscienza su uno stesso evento come il Natale, la Coppa del Mondo di football o il funerale di Lady Diana in Inghilterra, taluni generatori informatici di numeri random iniziano a emettere numeri ordinati e non più casuali. I numeri sono versioni digitali di stati in forma d'onda. Nel 1988, come detto prima, è stato avviato il Global Consciousness Project, progetto di coscienza globale per studiare l'effetto della coscienza umana sul mondo fisico. Il progetto utilizza una rete di generatori di numeri casuali in ogni continente e in oltre 50 ubicazioni diverse per misurare l'effetto della coscienza umana. I picchi nell'attività si registrano durante eventi di attenzione nazionale e globale. In base a quanto è stato scoperto finora, i ricercatori affermano: i risultati dimostrano che il mondo fisico e le informazioni e i significati derivanti dal nostro mondo mentale sono collegati tra loro secondo modalità che ancora non siamo in grado di comprendere. Chiusa citazione. O forse sì, gli esperimenti hanno dimostrato che il DNA può imprimere informazioni nei campi energetici, proprio come i fiori e le persone imprimono le loro informazioni nell'acqua. È l'effetto del DNA fantasma. Noi siamo in grado di comunicare gli uni con gli altri e connetterci a vicenda attraverso le trasmissioni del cuore, della coscienza e del DNA. È il principio su cui si basano la telepatia e la guarigione a distanza. Tutto questo accade oltre ciò che chiamiamo tempo e spazio, nei livelli della realtà dove tutto è uno. Ed è anche l'antidoto al sistema di controllo e alla manipolazione rettiliana, ma occorre che a essere coinvolte siano decine di milioni di persone. Risvegliare il mondo, ogni cuore fa la differenza. Tutto questo mi porta a parlare di un progetto che ho lanciato nel luglio del 2011 attraverso il mio sito davidicke.com. È necessario che le persone di tutto il mondo, in ogni città, paese, villaggio e comunità, si facciano avanti e organizzino gruppi e raduni con altre persone disposte a riunirsi regolarmente, varie volte alla settimana, per connettere i rispettivi campi energetici e proiettare nell'atmosfera amore, pace e armonia. Più persone si riuniscono e meglio è. Anche noi di Kill Dogma TV per anni abbiamo portato avanti un'idea simile, dove ci ritroviamo a meditare o, ad esempio, applicare il Tai Chi, Muscle Tendon Change, non solo per riequilibrare il nostro corpo, la nostra mente, ma anche a livello energetico. Dobbiamo organizzare raduni massicci presso noti luoghi sacri, percepiti come tali perché ubicati in corrispondenza dei principali vortici, ove l'impatto planetario è assai maggiore, le già trattate ley lines terrestri, linee energetiche. Ho chiamato questo progetto Risvegliare il mondo, ogni cuore fa la differenza. Sul mio sito troverete una sezione con questo titolo. Lì le persone di tutto il mondo possono comunicare e organizzarsi insieme. Ogni giorno attraverso il sito raduniamo persone a orari specifici per 20 minuti, durante i quali connettiamo i nostri cuori e le nostre menti e ci concentriamo per inviare la coerenza dell'amore e del cuore al pianeta in generale, oppure verso un luogo, una persona o un evento specifico. Vogliamo che decine di milioni di persone, che alla fine diventeranno centinaia, si uniscano il più presto possibile per fare davvero la differenza nel mondo. Stiamo indebolendo l'energia della paura, della collera, dell'odio e dell'ostilità, sostituendola con amore, pace e armonia, ovvero tutto ciò che il sistema di controllo non vuole. Vi prego, partecipate anche voi, perché questo cambierà il flusso nel cuore degli esseri umani e anche in coloro che cercano di controllarci. Prendete la decisione di dedicarvi a questa causa, seguite la vostra conoscenza intuitiva e tutto si sistemerà. La forza sarà con voi perché avrete deciso di connettervi ad essa. La trasformazione che sta avvenendo ad altri livelli della realtà man mano che rettiliani e grigi vengono contrastati da entità extraterrestri interdimensionali benevole è già a buon punto. Abbiamo solo bisogno di radicare nella nostra realtà quell'energia di trasformazione e di libertà. È questo ciò che siamo venuti a fare qui. La popolazione globale sta superando i 7 miliardi di individui e ciò rappresenta una forza latente dall'incredibile potere. Dobbiamo risvegliarci a tale verità e imbrigliare quel potere per il bene di tutti. Immaginate quale trasformazione avverrebbe se centinaia di milioni di persone si risvegliassero al loro vero potere e intraprendessero le azioni che sto descrivendo, figura 350 e 351. Per prendervi parte non dovete fare altro che focalizzarvi sul vostro cuore e connettervi agli altri per inviare amore, pace e armonia nell'atmosfera energetica. Coloro che organizzano eventi presso luoghi sacri o altrove dovranno solo farci sapere l'ora e il posto e noi li pubblicizzeremo sul mio sito. Il mondo trarrà enorme beneficio da queste trasmissioni di energia collettiva e lo vedrete cambiare per il meglio, perché le distorsioni energetiche che derivano dall'odio e dalla paura si dissolveranno grazie all'effetto di quell'energia sulla percezione e sul comportamento umani. Le guerre, le catastrofi e le crisi finanziarie, create intenzionalmente, vengono istigate per molte ragioni, ma soprattutto per produrre sempre più energia negativa generata dalle reazioni umane. Questo è anche un altro dei motivi per cui esiste lo scudo difensivo contro le vibrazioni della verità, ma noi possiamo opporci e fare molto altro ancora, riunendoci insieme e richiamando a noi le vibrazioni della verità. Così facendo ci connetteremo ad esse e diverremo dei canali per la loro trasmissione in questa realtà. Riportiamo questa citazione dalla puntata precedente. Quando il livello di consapevolezza del vostro pianeta aumenterà, voi, operatori della luce che insieme state agendo per innalzare la coscienza, sarete capaci di sostenere vibrazioni sempre più pure e così saremo in grado di utilizzarvi come catalizzatori per instillare sempre più energie. Più numerosi sarete ad accettare questo compito, più noi saremo in grado di risvegliare queste energie. Questa è la profonda verità che dobbiamo comprendere e alla svelta, se vogliamo riuscire ad abbattere il sistema di controllo la cui sopravvivenza dipende dalle trasmissioni di energia mentale e cerebrale a bassa vibrazione che l'umanità viene costantemente indotta a produrre. Fare ciò che sto chiedendo non apporterà solo un beneficio fondamentale alla nostra realtà collettiva, ma produrrà dei cambiamenti significativi anche in tutti coloro che vi contribuiranno. Prendetevi regolarmente del tempo per mettervi a sedere in totale calma e tranquillità, concentrando la vostra attenzione sulla coerenza del cuore e inviando armonia, pace e amore. Tutto ciò si manifesterà sotto forma di amore, pace e armonia dentro voi stessi, producendo coerenza nell'attività elettrica e vibrazionale e riarmonizzando la trinità formata da cuore, cervello e sistema nervoso. Questa armonia libererà il fantastico potenziale che è in noi, portando chiarezza di pensiero e conoscenza ispirata, che emergono quando cuore, mente e corpo agiscono insieme come un'unica unità. Ricordate che ci sono più nervi che vanno dal cuore al cervello piuttosto che il contrario, e che il campo elettrico e quello magnetico del cuore sono 60 volte più forti, e potenzialmente anche molto di più del cervello. Amore, apprezzamento e cura sono 5.000 volte più potenti della paura, dell'odio, della collera, del risentimento, frustrazione e depressione. È evidente che abbiamo il potere di modificare la natura del campo energetico della Terra per creare feedback loops, cicli di informazioni di ritorno improntati all'amore, alla pace e all'armonia, per sostituire paura, odio e caos, tutte condizioni che sperimentiamo attualmente. La testa ci ha cacciati in questo pasticcio e il cuore, in armonia con la testa, ce ne tirerà fuori. Inoltre, la coerenza del cuore aumenta il potere dell'intuizione e rafforza il sistema immunitario. Siamo tutti vincitori qui. Ciò che diamo, riceveremo. La mente ha creato la nostra realtà prigione e il cuore ci libererà da essa. Il cuore trova sempre una via di uscita. La mente dovrebbe essere al servizio del cuore, senza emarginarlo o sopprimerlo. Seguire il copione. Noi viviamo in un'illusione dentro un'illusione, il sabotaggio della matrice all'interno dell'universo di realtà virtuale. Come ho spiegato, l'ape regina, tra parentesi Saturno-Luna, trasmette le informazioni in forma d'onda hackerate o sabotate che attivano, o meglio, hackerano e attivano il programma rettiliano all'interno del DNA spazzatura, bloccando altre parti del DNA e del sistema di decodificazione umano in modo da farci vedere solo ciò che essi vogliono che vediamo e non farci vedere ciò che altrimenti vedremmo. Possiamo farci controllare completamente dalla matrice fino a diventare robot umani che rispondono a dati immessi dall'esterno, oppure possiamo aprire il nostro cuore e la nostra mente e vedere oltre ciò che gli altri vedono. I rituali delle società segrete hanno lo scopo di rinchiudere i propri iniziati nelle trasmissioni della matrice ancor più potentemente. Sto parlando delle persone che amministrano il sistema, dirigono le banche e le multinazionali e detengono il potere politico. Se si ha a che fare con il programma attraverso una delle principali società segrete come la Fabian Society, si è in grado di scrivere libri incredibilmente profetici, come fecero George Orwell e Aldous Huxley, perché il piano è codificato nella matrice Saturno-Luna e nel DNA umano da migliaia di anni. L'unica via di uscita per quest'umanità consiste nell'eliminare il sabotaggio e negare al sistema l'energia a basso livello vibrazionale di cui esso si nutre. I livelli multipli della realtà stanno agendo a questo scopo. Dobbiamo svolgere il nostro ruolo all'interno del sabotaggio, e ciò significa aprire i nostri cuori e le nostre menti alle vibrazioni della verità, iniziando a riconsiderare quello che pensiamo di sapere. Ciò che le persone sanno è ciò che la matrice le ha programmate a sapere. Mettete in discussione qualunque cosa, non importa da quanto tempo ci credete. Se non sta in piedi alla luce delle indagini, allora abbandonatela. Che sia una convinzione religiosa, una convinzione politica, una convinzione sulla natura della realtà, sono tutti imbrogli della matrice. Dobbiamo ripartire da capo e stavolta lasciar penetrare la verità attraverso il cuore, intuito, conoscenza, e liberarci dalla testa, su cui la matrice esercita il controllo in maniera preponderante. Dominio della mente uguale matrice, dominio del cuore uguale libertà dalla matrice. Il primo passo consiste nel non credere a nulla e nel mettere in discussione tutto quello che pensate di sapere. Mettete in discussione anche tutto ciò che avete letto in questo libro. Nulla di quanto scritto ha la pretesa di essere definitivo, perché c'è sempre molto di più da sapere. Non sto neppur dicendo che i minimi dettagli siano precisi e accurati al 100%, e come potrebbero mai esserlo visto che viviamo quotidianamente in un ambiente energetico soppresso e manipolato e che coloro che lo controllano fanno di tutto per bloccare le informazioni che li smaschererebbero. Tuttavia sono molto fiducioso sulle tematiche trattate e quando si ha a che fare con la cospirazione globale nell'ambito della realtà basata sui 5 sensi, abbiamo un continuo riscontro negli eventi che quotidianamente accadono. Tutto ciò di cui ho parlato nei miei libri in questi 20 anni ora sta succedendo. Ogni persona dovrà usare il proprio intuito nel valutare la matrice e il sabotaggio. Vi sembra che queste informazioni abbiano un senso alla luce degli accadimenti mondiali? Avete la sensazione che siano corrette? Se la risposta è no, allora scartatele. Convinzioni e credenze non hanno più motivo di esistere, o perlomeno sarebbe meglio che così fosse. La gente dice che dobbiamo credere in qualcosa. Ma perché? Io non credo a niente, percepisco come stanno le cose, ma non arrivo a crederci al punto tale da rendere quelle percezioni irremovibili, permettendo che si solidifichino fino a diventare convinzione. Ciò che esiste è il modo in cui vedo qualcosa in un determinato momento, in piena consapevolezza del fatto che c'è sempre, ma proprio sempre, molto più da sapere. La mia percezione è costantemente fluida e si muove seguendo ogni nuovo evento, esperienza e informazione. È questo ciò che intendo quando affermo che non credo a niente. Percezione e convinzione non sono la stessa cosa. La fluidità della percezione è il manifestarsi del cuore, che danza intuitivamente con l'universo e tutto ciò che vi è oltre, alla ricerca di più consapevolezza. Una convinzione dogmatica rappresenta la mente, la testa, la matrice. La mente è una buona servitrice ma una terribile padrona. Liberarsi dalla prigionia di una convinzione è essenziale anche per un altro motivo, la nostra relazione di feedback con la matrice. Se crediamo a ciò che la matrice ci dice che dobbiamo credere, a nostra volta comunicheremo questa stessa credenza alla matrice e ne rafforzeremo l'effetto quando ci tornerà nuovamente indietro. Relazione di feedback significa che controlliamo mentalmente noi stessi in molti modi, rafforzando la matrice con un sistema di convinzioni che può essere usato per influenzare gli altri a credere alle stesse cose. Spezziamo questo ciclo quando passiamo da una convinzione o credenza alla seguente affermazione. Al momento questa è la mia percezione, ma so che non si tratta della totale verità e sono costantemente aperto a riconsiderarla alla luce delle esperienze e delle nuove informazioni. La gente rimane saldamente aggrappata ai feedback loops tramite le convinzioni religiose, politiche e scientifiche e a tutti gli altri pilastri del controllo percettivo. In Egitto migliaia di dimostranti scesi nelle strade a chiedere libertà si mettevano in ginocchio varie volte al giorno, rivolgendosi verso la Mecca, la Kaaba, il cubo di Saturno. Questa è libertà, figura 352. Sono davvero confusi a tal punto da non sapere cosa sia la libertà. Lo stesso accade in America, dove molti patrioti cristiani che invocano la libertà scelgono a loro volta di essere schiavi, autoidentificandosi con l'essere sia cristiani sia patrioti. Hanno dimenticato che essere cristiani e patrioti è solo un'esperienza e non ciò che veramente essi sono. Coscienza. Autoidentificarsi in un cristiano e in un patriota significa eseguire tale processo con la limitazione e con il corpo-mente. La stessa cosa vale per tutte le religioni e tutte le autoidentità basate su concetti ed esperienze umane. Chi sono io? Abbiamo bisogno di una totale trasformazione nel nostro modo di percepire il sé, in modo da liberarci dai programmi della matrice che ci convincono del fatto che siamo soltanto un impotente piccolo io. La matrice vuole che crediamo di essere soltanto il nostro corpo, il nostro nome, la nostra professione e la storia della nostra vita, oppure che viviamo in balia di qualche dio da servire e riverire. Dobbiamo smetterla di dare alla matrice ciò che vuole e iniziare invece a dare ad essa ciò che non vuole. Questo significa non autoidentificarsi più con il corpo e altri simboli della matrice, quali nome, lavoro e reddito. Essi non sono noi, ma soltanto ciò di cui stiamo facendo esperienza. Noi siamo coscienza e consapevolezza infinita che sta vivendo quelle esperienze. Quando cambiamo la nostra autoidentità spostandola dal corpo-mente alla coscienza, anche il nostro punto di osservazione e di consapevolezza si sposta dal corpo-mente ed entra nella coscienza. A quel punto possiamo dire che ci troviamo in questo mondo a livello materiale o fisico, ma non siamo di questo mondo perché lo osserviamo dal punto di vista della consapevolezza. Allora iniziamo a vedere cose che prima non eravamo in grado di vedere, compreso il modo migliore per contribuire alla libertà umana. La coscienza ci parla con più forza attraverso il cuore, arrivando all'intuito e alla conoscenza, e per superare la prigionia e le illusioni della mente dovrà essere questa la nostra guida. Non importa cosa pensate, ma cosa percepite? Cosa sentite di sapere? Il sistema ha desensibilizzato le persone, allontanandole dalla consapevolezza del cuore, perché i rettiliani e i loro ibridi sanno cosa significherebbe per i loro piani di controllo globale un'umanità ispirata dal cuore. Affinché sia possibile esercitare quel tipo di controllo collettivo, devono intrappolarci nella mente. Spegnete la televisione per porre fine alla programmazione subliminale e invece di assistere a ottenebranti giochi a premi, reality e notizie distorte, trovate del tempo per sedervi in tranquillità e accedere al vostro vero e infinito potere. Più vi focalizzerete sulla vita e su voi stessi attraverso il cuore, e più potente esso diventerà, voi diventerete, e più intuitivi e consapevoli sarete. Secondo quanto affermano gli illuminati, l'unico pericolo per i loro piani è ciò che essi stessi definiscono i cani sciolti, e i veri cani sciolti sono le persone indipendenti che si basano sul cuore, sono imprevedibili, intuitive e ispirate, si lasciano guidare dalla coscienza e non dai prevedibili programmi della mente all'insegna del non posso. Le parole non sono sufficienti per esprimere quanto è importante che l'umanità sia centrata sul cuore e guidata dal cuore. Veniamo bombardati da innumerevoli motivazioni per essere timorosi, preoccupati, ansiosi, stressati, arrabbiati e frustrati. Tutti questi stati emozionali chiudono il centro del cuore e disturbano la connessione energetica e informazionale coerente tra cuore, cervello e sistema nervoso. Ciò indebolisce il potere energetico del cuore e permette al cervello di assumere il controllo della percezione. Dobbiamo trasformare la nostra interazione con la matrice e con ciò che definiamo vita. Quando la mente si lascia prendere dal panico dinanzi a eventi ed esperienze personali, dobbiamo rimanere calmi. Quando succede qualcosa, ricordate che siete consapevolezza infinita e che sta facendo un'esperienza. Questo vi aiuterà ad assumere il ruolo di osservatore dell'esperienza, piuttosto che essere l'esperienza stessa. Così facendo, l'impatto emotivo di quell'esperienza sarà assai meno traumatico. Coloro che scelgono di far parte dei gruppi per risvegliare il mondo e di focalizzare ogni giorno la propria attenzione scopriranno che la propria capacità di staccare aumenta di volta in volta. Tutti sono in grado di sedersi quietamente e spostare il proprio punto di attenzione verso il cuore. Avvertirete un grande senso di pace e il fluire dell'ispirazione intuitiva. Dobbiamo rimanere calmi perché ci attendono molte sfide, shock e sorprese. L'alleanza rettiliana e le stirpi ibride spingeranno ulteriormente il loro sistema di controllo e orchestreranno eventi per mantenere la gente nella confusione e nella paura, facendo anche in modo che le profezie e le credenze legate al 2012 sembrino accadere davvero. Al tempo stesso stiamo assistendo all'impatto crescente delle vibrazioni della verità sul risveglio umano sotto forma di una drastica attività solare, terremoti ed eruzioni vulcaniche non causati da HAARP ma da qualcosa che sta modificando la Terra nel suo nucleo cristallino come risultato dei cambiamenti nell'ambiente energetico. Questo è ciò che nel 1990 mi venne detto che sarebbe accaduto. Dobbiamo essere sufficientemente centrati sul cuore per non cedere a tutti gli attacchi che hanno lo scopo di farci vivere nella paura. Se reagiamo a ciò che sta accadendo e che è stato pianificato con rabbia, risentimento, odio e paura, forniremo alla matrice esattamente l'energia che essa richiede per inquinare il mare energetico, con quei campi emozionali in grado di influenzare gli altri a percepire e reagire nello stesso modo. Ho visto persone felici e positive entrare in una stanza, un campo energetico, tra parentesi, colma di collera e ostilità e iniziare a reagire in quello stesso modo. È proprio ciò che sta accadendo all'umanità istante dopo istante. Veniamo manipolati per colmare il mare energetico di campi emozionali nocivi e anche altre persone vengono indotte a produrre sempre più energia di quel tipo, facendoci risucchiare da una spirale senza fine. Dobbiamo spezzare questa catena. Oltre la protesta, la danza della non obbedienza. Questo mi porta ad affrontare il tema delle proteste. Una protesta serve a esprimere pubblicamente un'opinione, ma quante persone riescono a cambiare qualcosa? Nel 2003 mezzo milione di persone o più protestarono per le strade di Londra contro l'imminente invasione dell'Iraq, ma l'Iraq venne invaso ugualmente. Nella stessa città nel 2011 ci furono proteste di massa per opporsi al livello criminale delle tasse necessarie per frequentare i college e le università, ma le quote vennero aumentate lo stesso. Quanti milioni di persone hanno marciato a Washington DC e quante sono riuscite a cambiare qualcosa? Nel 2011 il popolo greco si è riversato in massa nelle strade per opporsi ai draconiani programmi di austerità imposti dal governo dietro insistenza dell'UE e del FMI. E cos'è successo? Quei programmi sono diventati una legge. Le stirpi non si lasciano spaventare dalle proteste. Santo cielo, le hanno persino manipolate in Nord Africa, nel Medio Oriente e prima ancora nell'Europa dell'Est. Permettono che la finzione del potere al popolo venga usata per coprire le loro manipolazioni calcolate. E quando le proteste si fanno violente, spesso attraverso agenti provocatori delle stirpi stesse, le utilizzano come scusa per imporre ulteriormente uno stato di polizia. Inoltre, le proteste condotte con la collera cosa fanno? Vanno ad aggiungere ancora più energia negativa al già straripante mare energetico terrestre. Le stirpi vogliono che la gente protesti in quel modo, come abbiamo visto a Londra e in altre città britanniche nel 2011 sino a oggi. Ciò dà loro esattamente quanto cercano. Immaginate quale potere avremmo se sostituissimo le marce di protesta guerrite e colleriche con raduni silenziosi e pacifici, in cui migliaia di persone sedute uniscono i loro cuori e inviano l'energia dell'amore e della pace, migliaia di volte più potente della rabbia e del risentimento, invece di urlare slogan o ingiurie alle autorità e alla polizia. Sediamoci con tante altre persone e silenziosamente focalizziamoci sul cuore. L'impatto che ciò avrebbe sul mondo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, per tutto il tempo necessario, sarebbe incredibile. Ed è proprio questo il punto, per tutto il tempo necessario. Le uniche proteste veramente efficaci sono quelle persistenti, che durano a lungo, e non soltanto un giorno e via. La protesta come un'occupazione, a quel punto diventa una forma di non cooperazione con l'oppressore. Precisamente ciò di cui abbiamo bisogno, sempre che sia onesta e sincera e non orchestrata dalla solita cricca per i propri scopi. Non sto dicendo che grazie a questi raduni di cuori o al progetto Risvegliare il mondo tutto cambierà dall'oggi al domani. Il campo energetico della Terra è molto inquinato e molto malato e l'effetto di ciò di cui parlo è cumulativo, ma la trasformazione avverrà e sempre più potentemente se persevereremo un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altra, un mese dopo l'altro e il numero di persone coinvolte aumenterà drasticamente. È questo che le stirpi temono e non una rabbia da striscioni e sbandieramenti. Il governo cinese ha intrapreso una campagna di grottesca persecuzione contro il movimento Falun Gong che unisce la meditazione a esercizi per calmare il corpo e aprire il cuore. In poche parole è proprio quello che abbiamo deciso di fare insieme a voi in questi anni con il Tai Chi, Muscle Tendon Change. Il Falun Gong promuove anche la sincerità, la compassione e la tolleranza. Le stirpi sanno cosa succederebbe al sistema di controllo se questo tipo di pratica si diffondesse, quindi l'hanno vietata, sebbene nel 1999 il movimento annoverasse 70 milioni di persone. assai di più rispetto a quelle iscritte al Partito Comunista Cinese. I tristi, malati e ignoranti dittatori cinesi hanno dichiarato il Falun Gong un'organizzazione eretica e i praticanti sono stati imprigionati e sottoposti a orrende torture e abusi di tipo psichiatrico. Ma cosa fa loro così tanta paura? L'energia del cuore e il risveglio della coscienza. È il loro peggior incubo, come ho detto precedentemente. Cosa ne direste se la smettessimo di protestare contro le cose e iniziassimo a condurre campagne per promuovere ciò in cui crediamo? Invece di essere anti-guerra, agiamo per la pace. Invece di schierarci contro il nuovo ordine mondiale o di proclamarci anti-globalizzazione, alziamoci a favore della libertà e della giustizia per tutti. Ciò potrebbe sembrarvi pedante, ma non lo è. Un piccolo cambiamento nella terminologia e nell'enfasi può significare un cambiamento fondamentale nella percezione e nell'energia che vengono generate per una determinata causa. C'è poi un altro aspetto che riguarda risvegliare il mondo. Ogni cuore fa la differenza, ed è ciò che io definisco la danza della non obbedienza. Se organizzate sommosse e proteste con rabbia, risentimento e ostilità, il sistema di controllo dirà grazie mille. Invece diamo loro esattamente ciò che non vogliono, ciò che li terrorizza: potere energetico umano collettivo. Al posto di una protesta rabbiosa, sediamoci in silenzio, focalizziamo la nostra attenzione sul cuore e inviamo amore, pace e armonia nel campo energetico con cui interagiamo costantemente. Poi danziamo insieme con amore, gioia e sorrisi, la danza della non obbedienza. L'impatto energetico su noi stessi e sul mondo sarà straordinario. Figura 353. Danziamo con amore, gioia e sorrisi e diamo a quell'energia amorevole e armonica ancora più forza. Facciamo torcere e turbinare i nostri campi elettromagnetici per sferzare il mare di energia, facendolo danzare seguendo la vibrazione dell'amore e dell'armonia. Risvegliare il mondo, ogni cuore fa la differenza, e la danza della non obbedienza, insieme, uniti in amore e in armonia. Noi siamo inarrestabili. A questo punto i Rothschild avranno già cancellato le ordinazioni di lassativi. Dobbiamo fare questo costantemente a decine di milioni, anzi centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. C'è anche un'altra cosa che terrorizza le stirpi e i loro padroni: la non collaborazione. Vedo persone che marciano in segno di protesta contro qualcosa e poi tornano a casa e continuano a collaborare alla costruzione della loro prigione collettiva. Ma che serve? Coloro che ci controllano in totale consapevolezza di ciò che fanno sono davvero pochi rispetto ai 7 miliardi di individui che compongono la popolazione bersaglio. Per imporre la propria agenda essi devono reclutare dalla stessa popolazione bersaglio poliziotti e amministratori, perché da soli non ce la farebbero. Quando decideremo di non collaborare più alla nostra stessa schiavitù, e coloro che indossano uniformi e abiti scuri decideranno a loro volta di non costruire più una prigione per se stessi e per i propri figli e nipoti, allora il castello di carte crollerà. Dobbiamo riunire un gran numero di gente per smetterla di accondiscendere a qualsiasi cosa farebbe avanzare il programma per il controllo di massa. Dobbiamo farlo in tanti, o i pochi prenderanno il sopravvento. Dobbiamo incidere sul piatto della bilancia. Coloro che non sono direttamente coinvolti hanno bisogno di essere sostenuti da quanti lo sono. Ecco alcuni esempi, e ce ne sarebbero tantissimi altri. Quando le abitazioni vengono pignorate dalle banche a causa del comportamento delle banche stesse durante le crisi economiche, la gente deve rifiutarsi di allontanarsi dalla propria casa, e chi non ha questo stesso problema deve comunque fornire supporto. Se centinaia, migliaia, milioni di persone facessero così, il sistema collasserebbe. Non potrebbero affrontare una cosa del genere. Non permettiamo che nelle nostre case vengano installate le griglie intelligenti che ci inondano di radiazioni e controllano la nostra mente. Non lasciamo entrare in casa nessun funzionario della società di installazione e uniamoci agli altri pacificamente per impedire che qualcuno installi qualsiasi cosa anche all'esterno delle nostre abitazioni. Cosa potrebbero mai fare questi funzionari se si trovassero ad affrontare la stessa cosa in milioni di alloggi? Assolutamente nulla. Da ciò che avete letto finora in questo libro, dovrebbe ormai esservi ben chiaro che discutere e dialogare con gli agenti e i lacchè delle stirpi non serve a niente. Essi devono seguire un ordine del giorno e nulla li fermerà, a meno che non siamo noi a farlo. Se siete in qualche modo coinvolti in qualunque cosa connessa alle stirpi e ai loro agenti al potere, rifiutatevi di collaborare, boicottate tutto ciò che li riguarda. È un vostro diritto scegliere cosa fare e cosa no. Non andate al college o all'università finché le tasse non verranno ampiamente ridotte o totalmente eliminate. Questo avrà un impatto sul sistema e non un giorno per le strade a fornire loro l'energia che vogliono. Così facendo temete di non passare i vostri esami? Beh, non è forse preferibile a una vita intera di debiti? La vita non inizia e finisce con un pezzo di carta che conferma il vostro grado di programmazione. Rifiutatevi di votare alle elezioni politiche. Ma dite che allora potrebbe subentrare l'altra fazione? Non importa, esiste una sola fazione sotto nomi diversi. Non ha importanza per chi votare, perché a essere eletta è sempre la mano nascosta. Basta che vi guardiate intorno per capire quali sono i modi in cui possiamo rifiutarci di collaborare, rifiutarci di accondiscendere e inviare potenti scosse a tutto un sistema che per sopravvivere dipende dalla nostra obbedienza. Dobbiamo danzare seguendo un nuovo battito vibrazionale nella danza della non obbedienza, che non riguarda solo il danzare, ma anche il non obbedire. Forza gente, dobbiamo organizzarci, e non domani, ora. Invece di protestare fuori dai palazzi governativi, dove lavorano i servitori del sistema, andate direttamente dagli ideatori del sistema. Scoprite quando fanno un'apparizione pubblica, denunciateli pacificamente e inviate loro amore per equilibrare la loro vita, che ne è priva. Questi individui stanno cercando di uccidere e di schiavizzare chiunque sopravviva, secondo modalità che persino Orwell aveva sottovalutato. Perché mai stiamo permettendo che la facciano franca? Ogni giorno vediamo centinaia di pecore controllate da un pastore, ogni figura autoritaria tra parentesi, e da un cane, cioè la paura. Trotterellano di qua e di là belando, accondiscendenti, obbedendo agli ordini, sottomettendosi alla paura e seguendo chi hanno di fronte, perché questo è ciò che sono state programmate a fare. Naturalmente ho appena descritto il modo in cui l'umanità viene controllata. Noi obbediamo alle autorità senza riflettere o temendo le conseguenze nel caso ci rifiutassimo di farlo. Ora basta! Pastore e cane non hanno alcun potere sul gregge, a meno che non sia il gregge stesso a permetterlo. Cosa accadrebbe se quelle pecore scegliessero in quale direzione andare e si rifiutassero di obbedire al pastore e al cane? Davvero poche lo farebbero prima che il presunto potere del pastore e del cane venisse smascherato per ciò che è davvero inesistente. Il loro potere di far rispettare le regole alle pecore non deriva da loro stessi, ma dal fatto che le pecore concedono il proprio potere unico e individuale al pastore e al cane. Le pecore umane devono smetterla di fare questo e tutto cambierà, ma non pensateci sopra per sempre, fatelo. Dobbiamo agire per cambiare le cose. Stiamo per essere sommersi da una gigantesca ondata di controllo e questo sta già succedendo ed è necessario rispedirla al mittente attraverso la denuncia, la non obbedienza e la non collaborazione. Umanità, mai più in ginocchio. Il risveglio delle uniformi. Tutto ciò di cui parlo si applica ancor più nello specifico a coloro che indossano un uniforme o agli amministratori del sistema che inconsapevolmente cercano di schiavizzare in massa l'umanità, vale a dire la stragrande maggioranza di quanti seguono gli ordini e gli impulsi del DNA della matrice, nient'altro che pedine all'interno di un gioco che non comprendono. Ecco un messaggio per tutti i soldati del mondo. Voi non state servendo il vostro paese, voi state servendo le forze che stanno distruggendo il vostro paese e instaurando una prigione di stato permanente per voi, per i vostri figli e i vostri nipoti. Ogni volta che per conto del sistema usate un'arma da fuoco, fate rispettare una legge finalizzata alla distruzione della libertà, condannate ulteriormente i vostri figli a vivere un incubo. Come ci si sente a fare questo? Dovete affrontare la situazione, amici miei, o porterete a termine il vostro compito, È giunto il momento di abbandonare questa strada e scegliere di percorrerne un'altra. Se decidete di rimanere nel vostro ambito professionale, cercate di svolgerlo diversamente, mettendovi al servizio della gente e non come agenti delle stirpi. State servendo un sistema a cui non importa un bel nulla, sia di voi che del resto della popolazione. Tutte quelle esortazioni a sostenere le truppe hanno l'unico scopo di manipolare voi e la gente, perché lotti e sostenga guerre di conquista e massacri. Vi spremono fino a quando non sarete più di alcuna utilità a causa dei traumi psichici e mentali che avrete riportato. A partire dal 2001, dopo essere rimasti feriti durante i combattimenti, 26.000 soldati americani hanno ricevuto pressioni e sono stati manipolati affinché firmassero un congedo per un disturbo di personalità. Questo fasullo e insensibile provvedimento ha permesso al governo statunitense di risparmiare 14,2 miliardi di dollari in assistenza medica e cure per la disabilità. Questo è ciò che pensano veramente di te, soldato. Sostegno alle truppe. Cosa? Nel 2010 il sergente Chuck Luther riferì alla US Committee of House Veterans Affairs, commissione per gli affari dei veterani di guerra degli USA, quale trattamento dovette subire da parte del governo e dell'esercito dopo essere stato gravemente ferito e accecato da un colpo di mortaio. Il sergente Luther aveva prestato servizio per anni e anni e ricevuto 22 onorificenze. Ma tutto ciò non servì a nulla quando egli non fu più in grado di combattere per conto degli orchestratori della tirannide. I medici fecero pressioni su di lui affinché firmasse dei documenti in cui si affermava che la sua cecità era stata causata da una condizione preesistente, un disturbo della personalità. Una volta che si accetta di firmare moduli di questo genere, non si ha più diritto a ricevere cure e assistenza medica a lungo termine. Luther giustamente rifiutò e quindi venne rinchiuso per oltre un mese in un ripostiglio e privato forzatamente del sonno finché non accettò di firmare i documenti. Stiamo parlando di un uomo ferito e accecato durante un combattimento. Luther dichiarò dinanzi alla commissione, cito: "Venni aggredito, scaraventato a terra. Mi strapparono i pantaloni sulla gamba sinistra e mi praticarono un'iniezione di qualcosa che mi fece addormentare. Quando mi svegliai mi ritrovai legato a una barella. Avevo un occhio pesto e tagli causati dalle cinghie. Venivo guardato a vista 24 ore su 24. Mi insultavano continuamente definendomi un pezzo di merda, impostore o usando altri appellativi denigratori. Lasciavano le luci sempre accese per tutta la notte, mettevano ogni genere di musica, dal rap all'heavy metal, tenendo il volume altissimo. Erano alcune delle tattiche che avremmo utilizzato sui ribelli catturati per carpire loro informazioni ed estorcere confessioni. Dovetti subire questo trattamento per 4 settimane e il comandante mi disse di firmare quel congedo e che se non avessi acconsentito mi avrebbero tenuto lì per altri 6 mesi e una volta tornati a Fort Hood mi avrebbero sbattuto fuori. Io gli dissi che non soffrivo di un disturbo della personalità e lui affermò che se avessi firmato il documento me ne sarei potuto tornare a casa e avrei ottenuto tutto l'aiuto e l'assistenza necessari. Dopo tutte quelle notti senza dormire, le vessazioni e gli abusi, alla fine firmai solo per poter uscire da lì. Ero distrutto." Chiusa citazione. Joshua Kors, un vero giornalista, ha raccontato la vicenda di Chuck Luther nel giornale The Nation, intitolandola molto eloquentemente "Soldati a perdere". Luther riferì alla commissione di altri casi simili al suo: un soldato ferito da un razzo e insignito del Purple Heart, o cuore porpora, la più antica delle onorificenze militari americane, si sentì dire che la sua sordità, di cui non soffriva prima di quell'attacco missilistico, era la conseguenza di un disturbo della personalità. A un sergente che aveva riportato a gambe e braccia ferite da schegge di granata venne detto che le lesioni erano state causate da un disturbo della personalità, quando la sola personalità disturbata era sicuramente quella dell'individuo che gli stava comunicando una cosa del genere. Una donna soldato che stava avendo una copiosa emorragia vaginale si sentì dire da questi dottori in vendita che la causa era un disturbo della personalità. I medici civili le asportarono l'utero e l'appendice, ma quei militari insistettero sul fatto che il problema dipendeva da un disturbo della personalità. Ciò impedì alla donna di ottenere tutte le agevolazioni necessarie e lei e la famiglia rimasero senza casa. Ella contattò Joshua Kors perché temeva che la figlia potesse subire violenze nel luogo per i senzatetto in cui si erano rifugiate. All'udienza della commissione era presente anche il repubblicano Steve Bayer, il quale, mettendo in atto un comportamento deprecabile, uscì indignato per l'onta gettata sulla reputazione dell'esercito. Ecco un vero disturbo della personalità. Bayer dichiarò, cito: "Vorrei dire che neppure quando ero presidente di una sottocommissione o di una commissione a tutti gli effetti avrei mai portato un giornalista come testimone. Non l'avrei mai fatto. Credo sia piuttosto scioccante presentarsi qui e fornire testimonianze riguardo alle condizioni mediche di qualcuno. Non è mica un medico costui. Se fosse un medico gli avrebbero dato un bel colpo in testa per quello che ha fatto. Io non farò questa cosa, non posso. La mia integrità come gentiluomo non me lo permette. Non parteciperò, no, non lo farò, è sbagliato." Chiusa citazione. Ma ciò che l'esercito ha fatto a Chuck Luther e ad altri 26.000 soldati invece non è sbagliato. Non fu certo l'integrità di Bayer a farlo allontanare da lì, quindi cosa potrà mai essere stato? Beh, disgustoso. Ma questo è ciò che tali individui pensano di voi, gente in uniforme. E mi rivolgo anche ai funzionari della TSA che vengono irradiati a morte dagli scanner full body. Attualmente le truppe britanniche stanno uccidendo e vengono uccise in numerosi teatri di guerra, bombardando civili, e combattono nemici fittizi, mentre le loro famiglie sono costrette a vivere nelle basi militari, spesso in alloggi fatiscenti. Henry Kissinger catturò il vero pensiero delle stirpi sulle truppe la volta in cui disse che i militari erano come ottusi animali da usare come pedine per la politica estera. Anche il primo ministro britannico David Cameron ha lasciato trapelare la verità quando, in risposta ai membri delle forze armate che mettevano in discussione la sua linea politica, ha affermato: "Voi pensate a combattere, a parlare ci penso io." È così che costoro vedono le truppe. Noi decidiamo chi dovete uccidere e voi limitatevi a farlo senza discutere. Per quanto ancora avete intenzione di sopportare tutto questo? Quando tentano di introdurre l'arruolamento obbligatorio per far avanzare le guerre di conquista, deve esserci un rifiuto di massa. Cameron è il classico narcisista privilegiato fin dalla nascita, che non ha mai visto un solo proiettile sparato con rabbia su un campo di battaglia. Se mai ciò dovesse accadere, probabilmente scapperebbe a casa dalla mamma in lacrime. Soldati e poliziotti di tutto il mondo, a quegli individui non importa un bel nulla di voi. Siete soltanto degli esecutori materiali, e lo stesso dicasi per gli abiti scuri che amministrano il sistema in loro vece. Voi e le vostre famiglie finirete in schiavitù esattamente come tutti gli altri se continuerete a servire il sistema che ha preso di mira i vostri cari. In realtà siete già schiavi, talmente tanto che non ve ne accorgete. È giunto il momento. La situazione che ci ritroviamo ad affrontare è già spaventosa, ma tutt'altro che disperata. State scherzando? Il gioco è appena iniziato e perlomeno ora abbiamo capito di cosa si tratta. La vita riguarda scelte e conseguenze, scelte e conseguenze. È l'esperienza essenziale che ci dà la possibilità di vedere oltre l'illusione. Se facciamo scelte differenti avremo conseguenze differenti. Se facciamo scelte collettive differenti avremo conseguenze collettive differenti. Voi, noi, siete, siamo la chiave di tutto. Noi siamo il mondo e il mondo è noi. È il nostro riflesso olografico collettivo, quindi possiamo cambiarlo in qualsiasi momento vogliamo. Cosa stiamo aspettando? Il programma avrebbe dovuto essere più a buon punto di quanto non lo sia, ma agli inizi del nuovo millennio qualcosa è andato terribilmente storto nei regni dell'invisibile. In quel periodo in tutto il mondo sono stati condotti di concerto dei rituali per schiavizzare ancor più ferocemente la psiche umana, ma le cose non sono andate come essi avevano pianificato. In questa e altre realtà ci sono gruppi di entità non umane che stanno sfidando attivamente l'alleanza rettiliana. Quindi non tutto è perduto, anzi, proprio il contrario direi, sebbene dobbiamo aspettarci ulteriori prevaricazioni. Dobbiamo unirci, liberare il leone che è in noi, dire adesso basta e riuscire nel nostro intento. Dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre vite e del mondo che stiamo contribuendo a creare. La gente non ama le responsabilità, piuttosto preferirebbe incolpare qualcun altro per la propria condizione. Ma osservate cosa accade quando spariamo colpe a raffica in tutte le direzioni. Diciamo che non abbiamo il controllo sulle nostre vite e che ad averlo sono coloro che incolpiamo. Parliamo di concedere ad altri il nostro potere, ma possiamo riappropriarcene solo quando ci assumiamo le nostre responsabilità affermando: io controllo la mia vita, ciò che ho creato non mi piace e quindi posso creare qualcosa di diverso. Ora possiamo farlo collettivamente per cambiare il mondo e far crollare il sistema di controllo. I rettiliani e le loro stirpi ibride non sono onnipotenti, si trovano dentro una piccola scatola percettiva chiamata mente. Il loro stato dell'essere, insicurezza, paura, bisogno di controllo, desiderio di potere sugli altri, negherà sempre loro l'accesso ai livelli superiori di consapevolezza. Essi hanno dovuto sviluppare la loro mente e il loro intelletto a un livello avanzato. È per questo che impongono il loro dominio attraverso mezzi tecnologici e il controllo mentale. Lo stesso dicasi per i grigi. Gli esseri umani possono avanzare oltre il potenziale del sistema di controllo aprendo la propria mente e il proprio cuore alla coscienza. I rettiliani hanno manipolato l'umanità costringendola in scatole ancora più piccole di quelle in cui si trovano essi stessi, ma noi abbiamo il potenziale per sfuggire a questa soppressione ricominciando tutto da capo e partendo da un foglio bianco, scevro di credenze o idee preconcette, lasciando che le vibrazioni della verità colmino i nostri cuori e le nostre menti. L'intento di connetterci a questa energia trasformante automaticamente connette noi. Quindi dobbiamo decidere se vogliamo seguire i nostri stimoli intuitivi. Se sì, da quel momento tutto inizierà a fluire. Qui non si tratta di scienza missilistica o di qualche processo complicato. Quando sento i vari guru che si lanciano in lunghe e tortuose spiegazioni dicendo alla gente di fare questo, quello o quell'altro per ottenere l'illuminazione, alzo gli occhi al cielo. Noi siamo già illuminati, è la nostra condizione naturale. Dobbiamo solo rimuovere le barriere delle convinzioni e della programmazione che ci intrappolano nella mente e che ci negano l'accesso alla coscienza. Liberatevi dalle false credenze e dalle percezioni programmate. Ricominciate da capo e affermate l'intenzione di connettervi alle vibrazioni della verità e ai vostri livelli superiori di consapevolezza. Quindi seguite la conoscenza intuitiva che sentite nel vostro cuore e tutto accadrà in modo spontaneo, in sequenza sincronica. Ripulite la vostra mente, eliminando tutta la confusione che non ha importanza. Immaginate che vi restino da vivere solo 10 minuti e riandate col pensiero alla vostra vita. Quali sono le cose che hanno contato per voi? Cosa avete vissuto di veramente importante? Ha avuto importanza che quel tizio al semaforo vi si è messo davanti facendovi arrivare a casa un minuto più tardi del solito? No, ha avuto importanza ciò che qualcuno vi ha detto o ha commentato su di voi qualche anno fa o persino la scorsa settimana? No, ha avuto importanza che la vostra squadra di football abbia perso o magari vinto un incontro decisivo? No, ciò che conta in situazioni del genere è quanto avete amato e quanto siete stati amati a vostra volta. Quanta gioia e felicità avete dato agli altri e quanta gli altri ne hanno data a voi. Beh, non vi restano da vivere solo 10 minuti, ma se da questo momento in poi cercherete di condurre la vostra esistenza percependola come se foste in punto di morte, la riempirete di tanta gioia, contentezza, amore e felicità in più. Permettiamo a noi stessi di farci sviare e trascinare dentro stati emozionali vibrazionalmente bassi da cose che non hanno alcuna importanza. Come recita il detto, facciamo di una mosca un elefante. Sono tutte diversioni, il risultato di reazioni programmate e dell'ondata di pensieri ed emozioni a bassa vibrazione nel mare energetico. Il cervello rettiliano, e ciò non ci sorprende, è uno dei principali punti di accesso per la matrice Saturno-Luna, ma noi possiamo ridurre drasticamente la sua influenza rimanendo calmi e imparando a non reagire. Il cervello della lucertola non pensa, reagisce e innesca azioni prima ancora che il pensiero razionale abbia avuto il tempo di subentrare. Possiamo spezzare questo schema contando fino a 10 o a 20 o qualunque altro numero sia necessario prima che la risposta reattiva del cervello rettiliano sia passata. Di solito occorre solo qualche secondo perché subentri il processo cognitivo. Al fine di tenere a bada il cervello rettiliano, nulla è più efficace dei campi elettrici coerenti del cuore, spostandoci dalla mente alla coscienza del cuore. Tutto avviene con naturalezza. Siccome non è possibile risolvere i problemi servendosi dello stesso livello di coscienza che li ha creati, per cambiare il mondo dobbiamo trascendere la mente che ha creato questo manicomio cosmico. Noi siamo il mondo e il mondo è noi. Quando noi cambiamo, anche il mondo cambia e l'elemento chiave è il cuore. Vorrei anche sottolineare che indipendentemente da quanto essi possano inquinare ciò che mangiamo e beviamo o da cosa possono farci attraverso HAARP, le radiazioni e tutto il resto, la coscienza può superare qualunque cosa, perché alla fine è tutta un'illusione e la coscienza è in grado di controllare l'illusione. Vorrei anche dirvi che per aprire la vostra mente alla coscienza non c'è bisogno che meditiate costantemente, che pratichiate yoga, Tai Chi, una respirazione corretta, il digiuno e via dicendo. Fatelo e basta. Io non ho mai praticato niente di tutto questo e ciò che di più vicino alla meditazione io abbia mai fatto è stato mettermi seduto in tranquillità a riflettere. È stato mettermi seduto in tranquillità a riflettere. So che i sostenitori, i praticanti e i guru di tali pratiche diranno «No, per connetterti devi fare questo e quell'altro». È un loro diritto esprimersi, non sto dicendo di non fare quelle cose, se vi piacciono e vi fanno stare bene. È che molte persone rendono il processo di risveglio del proprio vero sé una cosa così complicata, ma non lo è. Si tratta di decidere di risvegliarsi alla coscienza e di ascoltare la propria conoscenza intuitiva, il cuore, lasciando che ci guidi attraverso le esperienze, non tutte positive, che ci riporteranno a casa. Non servono cristalli o incensi. Può essere piacevole averli intorno, ma non sono necessari. Il processo è assai più semplice di quanti molti lo vogliano far apparire. L'essenziale è che non focalizziamo la nostra attenzione sulla vittoria del sistema di controllo rettiliano. Se così facessimo, gli conferiremo ancora più potere tramite il feedback loop, il ciclo di informazioni di ritorno. Se crediamo alle profezie, sarà più probabile che esse si manifestino. Dobbiamo ripulire la nostra mente da qualsiasi idea che i rettiliani riusciranno nel loro intento e ripulirla anche dalle profezie Maya, dalle profezie Hopi, dalle profezie di Nostradamus, dalle profezie del libro della rivelazione, tutte quante. Invece dobbiamo focalizzare il nostro cuore e la nostra mente sul fatto che stiamo trasformando il mondo da prigione a paradiso, proprio come era in origine e come sarà ancora. Non sono giunto qui per formare qualche onda e andarmene, sono giunto qui con altri esseri provenienti da realtà multiple per abbattere il sistema di controllo e far sì che a regnare siano la libertà e le possibilità illimitate. Negli ultimi decenni sono giunti su questo pianeta milioni di bambini dalla coscienza già risvegliata. Vengono spesso definiti bambini indaco e nel momento in cui hanno varcato la divisione vibrazionale hanno mantenuto intatto il loro sapere. L'avrebbero fatto se tutto ciò che li attendeva fosse solo un campo di prigionia globale. Essi sono qui per costruire un nuovo mondo che segnerà la fine dell'era dell'umana schiavitù. Il sistema di controllo sta crollando. Per un po' non sembrerà che le cose stiano davvero così, ma ormai la sua fine è vicina. Sappiatelo, siatelo. Lo scisma energetico o distorsione su cui si basa il sistema di controllo sta per essere guarito dalle vibrazioni della verità e le sabbie vibrazionali si stanno spostando sotto le sue stesse fondamenta. I rettiliani e i loro ibridi stanno per fare tutto ciò che possono per resistere e portare a termine i loro piani, ma non dobbiamo permettere che questa possibilità si manifesti nel nostro senso della realtà. L'unica cosa a cui dobbiamo pensare è che la schiavitù umana avrà fine e che il genere umano si risveglierà al proprio glorioso e vero sé. In uno dei film della serie Matrix c'è una scena in cui l'oracolo dice a Neo: la scelta l'hai già fatta, ora devi comprenderla. Non sei venuto qui per fare una scelta, la scelta l'hai già fatta, sei qui per conoscere le ragioni per cui l'hai fatta. Tutti noi abbiamo scelto di essere qui adesso. E perché? Per essere parte di una rivoluzione della coscienza pacifica, amorevole e globale, che attraverso il pensiero e l'amore porrà fine a questa prigione e farà sì che il paradiso si manifesti qui sulla terra. Come ci riusciremo? Ricordando. Ricordati chi sei. Ricordati dove ti trovi e da dove vieni. Ricordati perché sei qui. Ricorda.